Sono nato nel 1938, all'ombra della Seconda Guerra Mondiale. Non so quale fosse la mia posizione quanto a età tra i 24 figli di mio padre e delle sue quattro mogli, ma nella casa di mia madre ero il quinto. Mia madre era un'ottima narratrice. Tutte le sere noi bambini ci radunavamo attorno al fuoco nella sua capanna e lo spettacolo cominciava. A volte, soprattutto durante i fine settimana, i fratelli più grandi portavano i loro amici e la narrazione diventava così aperta a tutti. Siamo nei primi anni 40 e anche in Kenya sono tempi difficili. Ma il bambino Kikuyu, protagonista di questa storia, ha stretto un patto con sua madre, una promessa che fonderà un'esistenza straordinaria. Il suo nome è Ngugi Wa Thiong'o, oggi considerato uno dei maggiori scrittori africani viventi. Lei non sapeva leggere, ma è colei che mi ha mandato a scuola e per tanto tempo mi controllava i compiti a casa. È una persona davvero speciale nella mia vita. Mi ricordo che ha avuto un grande impatto nella mia vita dicendomi: se ti mando a scuola, farai del tuo meglio? In quel momento avrei promesso qualsiasi cosa, ma quando la guardai negli occhi e dissi di sì, sapevo nel profondo che avevamo fatto un patto. Avrei sempre fatto del mio meglio, qualsiasi difficoltà o ostacolo avessi incontrato. Io penso che più dalla scuola, che la scuola è importantissima, abbia avuto anche uno slancio dalla lettura, cioè da questa lettura che ha scoperto in qualche modo da solo, no? Leggendo appunto la Bibbia, quanto Dickens, quanto Stevenson. Ma continuando con gli studi, ho scoperto un'altra realtà in quel tipo di istruzione. A un primo livello tu apri nuovi mondi, nuove possibilità, ma allo stesso tempo riesci anche a vedere gli ostacoli quando prendi coscienza del mondo. Sei capace di verbalizzare le tue idee su ciò che ti sta succedendo intorno. Il piccolo Ngugi studia, legge, sogna, ma conosce anche la violenza e l'abbandono. Il padre lo caccia di casa insieme alla madre. Il fratello fugge per arruolarsi con i ribelli nazionalisti che combattono il dominio coloniale inglese. Leggendo Ngugi capisci che la Seconda Guerra Mondiale era una faccenda di europei contro altri europei e dopo Pearl Harbor di americani contro giapponesi, in cui l'Africa combatteva ma senza sapere bene perché. Ciò che ho provato a descrivere in Sogni in tempo di guerra sono gli sforzi, le lotte di mia madre e di me stesso per superare, per cancellare e sognare, persino in condizioni difficili come sotto la guerra. Un giorno mio padre rincasò e cominciò a litigare e a picchiare mia madre, usando addirittura uno dei bastoni, finché lo fece a pezzi. Io e mio fratello gli gridavamo di smetterla, la mamma urlava di dolore. Per molti giorni la famiglia parlò dell'accaduto. Qualcuno diceva che anche le capre avevano urlato in protesta. Quando tu vivi in una situazione di colonialismo, di subalternità, anche i rapporti dentro una famiglia diventano simili a quelli che si ha tra colonizzato e colonizzatore. Gli occhi di Ngugi vedono cose che un bambino non dovrebbe mai vedere, ma ha promesso a sua madre di studiare e restare saldo, determinato, appassionato. Dovrà superare l'esame di ammissione al liceo e il rito d'ingresso nel mondo degli adulti, la circoncisione. È stato un grande momento della mia vita.
Ora non è più così, ma a quei tempi, quando si passava alla generazione degli adulti, c'era un grande carnevale che durava tutta la settimana. Gli anni 60 sono stati l'anno dell'Africa, dove quasi tutte le nazioni, a parte alcune, hanno preso l'indipendenza. C'erano tante idee che circolavano e secondo me l'idea di ritornare alle tradizioni, di ritornare anche a un certo senso di orgoglio, era qualcosa che si respirava nell'aria. Il racconto termina quando il ragazzo viene ammesso alla prestigiosa Alliance High School e lascia il suo villaggio. Il Kenya è scosso dai fermenti indipendentisti contro il governo britannico, ma Ngugi comprende che il vero seme della libertà è nella conoscenza e nella capacità di immaginare per se stesso e per gli altri un futuro migliore. I sogni sono la cosa più importante nella vita di tutti noi. È la possibilità di altre possibilità che ti mantiene vivo. Solo quando salì sull'autobus e mi sedetti, tirai un sospiro di sollievo ed ebbi il coraggio di guardare avanti. Un nuovo mondo, un altro viaggio. Come down off your throne.